Eccoci qua, ciao ragazzi, io sono Herbert, probabilmente mi avevate visto già qualche volta, l'anno scorso avevamo fatto un video in cui abbiamo cercato di spiegare un po' la situazione in quanto la migrazione o lo spostamento dall'Italia verso la Spezia. Io vi saluto da Sodertelje e a tutti quanti voi, avevo promesso di creare o di fare un video. Per adesso purtroppo ancora tantissime cose non ne sappiamo, non siamo ancora sicuri delle varianti o delle nuove regole che saranno tra la comunità europea per tutti coloro che vogliono spostarsi dall'Italia o dalla Spagna o da altri paesi che sono comunitari. Ancora siamo in attesa, ho visto le notizie ultimamente, sembra che almeno già la situazione comincia a calare un po' la tensione, tutto questo discorso del coronavirus che è venuto a fermarci. Perciò, se tutto va bene e riusciamo ad ottenere qualche informazione, io farò un altro video su qui, vi spiegherò punto per punto, passo per passo, tutti i tramiti che voi dovete fare fin dall'arrivo all'aeroporto di Stoccolma. Probabilmente aggiungerò anche dei link sotto il video per informarmi degli uffici di immigrazione, dei luoghi, dei posti che magari potrebbero interessarvi al momento in cui voi avevate già deciso o abbiate già deciso di spostarvi da Milano o dovunque. Questo sarà uno dei primi dei tre video, perché questa cosa ovviamente non la si può spiegare soltanto in italiano. Io avevo pensato creare altri nella mia lingua spagnola e un altro in inglese, tanto per spiegare alle persone che probabilmente non sono ancora molto bravi a capire a grosso modo l'italiano e l'espagnolo. Perciò ho deciso anche di creare quell'altro lì. Perciò io vi chiedo un po' di pazienza, siamo tutti ancora un po' indisposti su questa situazione, ma speriamo che tra poche settimane ci sarà un po' di luce per cercare di capire quali saranno i prossimi passi che dovremo fare. Io comunque sto molto interessato, molto attento a ottenere tutte queste informazioni che magari vi saranno utili nei prossimi giorni. Continuate sulla pagina di permesso di soggiorno di Gamaliel. Io cercherò innanzitutto di creare un altro tipo di informazioni sul mio profilo di YouTube, che vi lascerò anche il link sulla pagina di permesso di soggiorno, in cui riuscirete a trovare queste informazioni sul video che io farò più avanti. Io volevo salutarvi, volevo dirvi forza ragazzi, guardate che ce la stiamo facendo, ancora c'è un po' di strada da fare, però io son molto sicuro che riusciremo a uscire da questa come da tante altre. Perciò un abbraccio virtuale a tutti quanti. Io vi auguro ancora un buon fine settimana. Io lo so che in Milano o quasi tutta l'Italia c'è ancora la quarantena e ancora molte persone siete rinchiuse a casa, però noi ancora non ci è capitato così. Qua in Svezia siamo ancora liberi, ognuno praticamente può decidere cosa può fare con la sua salute. Io vi saluto da questo bel posto, Sodertelje, augurandovi che tutto saldrà bene. Un abbraccio forte a tutti quanti e ci sentiamo più avanti. Grazie a tutti.